Carla Nattero, segretario regionale di Sinistra Italiana, oggi è in corso il congresso provinciale, due le mozioni presentate. Sì, abbiamo fatto una scelta di chiarezza e quindi abbiamo fatto la scelta di fare un congresso vero in cui si confrontano due mozioni, una sostenuta da Fratoianni e sostenuta, firmata anche da me e da Lucio, e un'altra, la mozione 2, sostenuta da Stefano Ciccone e in Liguria dal segretario della Federazione di Spezia. Diciamo, analisi, ci sono alcune analisi ovviamente differenti, poi ovviamente c'è una larga base comune. Le parti differenti riguardano in sostanza la questione del rapporto stabile con Alleanza Verdi-Sinistra, che è una scelta che la maggioranza, almeno finora, ma insomma che la mozione 1, quella di Fratoianni, sostiene di portare avanti come un elemento di stabilità del quadro politico del campo progressista, e quindi si vuole presentare con questa lista anche alle elezioni europee e alle elezioni comunali a Sanremo, ad esempio, dell'anno prossimo. E questo è il primo punto. Il secondo punto, che è un po' collegato a questo, e nasce anche un po' dal momento della presentazione alle elezioni politiche del settembre del 2022, un po' il rapporto col PD e con i 5 Stelle. La mozione Fratoianni lavora più per un campo largo che comprenda tutti e due i soggetti. La mozione 2, diciamo, privilegia un po' il rapporto con i 5 Stelle, ecco, cercando di essere obiettiva. Questi sono gli elementi maggiori di differenza. Poi ovviamente c'è un largo campo di convergenza. Diciamo, il senso del nostro congresso, oltre a discutere di questi elementi, è anche quello di lavorare a un pensiero critico sul capitalismo. Sembra un modo di dire antiquato, ma in realtà è estremamente moderno, nel senso che il campo progressista non può essere autonomo e non più subalterno al pensiero dominante, se non affronta il tema della critica del capitalismo. E pensiamo alla precarietà che c'è nella nostra provincia. L'88,3% delle assunzioni nella nostra provincia sono assunzioni precarie a tempo, e questa, diciamo così, elevazione, questa approvazione della precarietà nasce da lontano, nasce da scelte che ha fatto anche il Partito Democratico a suo tempo, quando ad esempio ha approvato il Jobs Act. Quindi pensiero critico sul capitalismo, che significa pensiero non subalterno, e poi difesa della Costituzione e difesa, diciamo, dell'ordinamento democratico contro ogni torsione autoritaria. Vediamo, la Meloni adesso è in crisi e la prima cosa che fa un consiglio dei ministri dedicato al presidenzialismo. Ecco, noi siamo contrari a ogni forma di autoritarismo che sta venendo avanti in Italia, ma purtroppo sta venendo avanti nello smottamento generale che c'è nel mondo. E dal punto di vista internazionale noi sosteniamo la necessità di una ripresa del pacifismo. Noi siamo d'accordo con quello che dice l'ANPI: riprendiamoci la pace. Pensiamo che il pacifismo non sia una soluzione utopica, ma sia una soluzione in questo momento di smottamento internazionale, sia l'unica soluzione concreta. Questa è la vostra posizione sul conflitto Sì, israelo-palestinese. certo, noi vogliamo immediatamente un cessate il fuoco e una restituzione degli ostaggi. Noi pensiamo che la critica netta a quello che ha fatto Hamas non cancelli però la catastrofe umanitaria che sta succedendo in questi giorni. 400 bambini al giorno muoiono o sono feriti nella striscia di Gaza. È un
un orrore che non si può accettare. Bisogna che si metta avanti non il concetto di rappresaglia, ma si metta avanti il concetto diplomatico, di confronto, di accordo, e ogni confronto, ogni accordo è possibile se si ha la cessazione della guerra e se si ha la restituzione degli ostaggi. Ecco, una battuta invece sulla situazione locale. Sinistra Italiana, che in Consiglio Comunale è Alleanza Verdi Sinistra, si è posta come forza di opposizione molto critica nei confronti dell'amministrazione Scajola. È una linea che perseguirete anche nei prossimi anni? Assicuro, diciamo così, se posso fare una battuta, questa linea molto critica nasce anche, si vede questa critica così forte anche perché nell'amministrazione precedente l'opposizione non aveva fatto quasi niente, quindi diciamo la molto critica nasce anche dal contrasto, questo va detto. Però diciamo questa opposizione molto critica continua sia per motivi, deve continuare secondo me, sia per motivi democratici, come ho detto prima, anche in riferimento al discorso generale. Io sono scandalizzata da un sindaco che non riconosce una parte dell'opposizione. Il voto è un voto democratico, ha riguardato tutti, e quindi l'opposizione ha una altissima legittimità uguale a quella del sindaco, e quindi i diversi soggetti si devono riconoscere reciprocamente. Questo è un punto fondamentale della democrazia, quindi le battute che fa il sindaco eccetera mi sembrano battute proprio completamente a sproposito. E l'altro punto fondamentale secondo me è quello della visione della città, perché poi al fondo di tutto c'è questo ragionamento, la visione diciamo della città che ha il sindaco Scajola è una visione della città secondo me miope, sorpassata, degli anni Ottanta, una, come direbbe Guccini, una Monte Carlo in tono minore, no? che non corrisponde alla realtà. Basta andare in tutti i paesi, ma non è che deve andare tanto lontano Scajola, basta che vada in provincia di Savona, e la parola d'ordine è quella della multivocazionalità, perché questo è il futuro di Imperia, ma anche il futuro un po' di tutta la nostra regione, cioè cercare in un mondo che è proprio molto in crisi, in cui sicurezze ce ne sono poche, non di picchiare su un unico tasto, ma di picchiare su diversi tasti, perché diversi tasti sono gli unici che garantiscono uno sviluppo economico, e questi tasti vanno suonati anche considerando la storia della nostra città. La nostra città è una città che mette insieme industriale, commerciale e turistico, e così deve continuare a essere. Certe volte ho l'impressione che questa furia iconoclasta di Scajola non sia soltanto legata a motivi economici, ma sia legata a motivi politici, che lui in sostanza voglia in qualche modo togliere di mezzo anche una base sociale che nella storia della nostra città ha, come dire, guardato anche al progresso e alla sinistra.